Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, oggi per raccontarvi a questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovraimpressione le vostre storie, ma la storia di Dori, una giovane donna 34enne originaria di Corigliano, un piccolo paese in provincia di Cosenza, che porta con sé un legame profondo con Padre Pio sin dall'infanzia. Sua mamma, devota, la portava spesso a San Giovanni Rotondo, Padre Pio faceva già parte della sua vita. Tuttavia, crescendo, la sua devozione si affievolisce. Ogni volta che guardavo la sua immagine, racconta Dori, la sua statua, io ero impressionata da quello sguardo. E piano piano io mi allontanai da Padre Pio, mi allontanai dalla fede, mi allontanai dalla preghiera. A 26 anni Dori affronta una crisi personale dopo una dolorosa rottura amorosa. Una notte, mentre cerca riposo sul divano, le racconta un'esperienza straordinaria. Ecco, sognando vede chiaramente la figura di Padre Pio. Questo incontro inaspettato segna un punto di svolta nella sua vita. Capì che dovevo pregare, dovevo confidare in Dio, dovevo affidarmi alla sua intercessione. E inizia così a ricevere conforto. Padre Pio vuole difenderla, vuole salvarla anche da situazioni pericolose, da un uomo da cui si sente minacciata. Nel 2023 la vita di Dori subisce un duro colpo, le viene diagnosticato un tumore maligno al seno e al terzo stadio. La battaglia contro la malattia è straziante, tra la chemioterapia e l'angoscia emotiva che la assale con attacchi di panico. Ma proprio in questo momento di dolore Dori si affida completamente alla preghiera, recita il Santo Rosario ogni giorno e in una mattina particolare, racconta, mentre in TV trasmettono il rosario di Padre Pio, percepisce un forte odore di rose in cucina. Ebbe una grande emozione. Capì ancora di più che lui era sempre vicino a me, racconta. Da quel momento quegli attacchi di panico si trasformarono in una forza di cui aveva bisogno per affrontare tutte le cure. Giugno 2024 Dori arriva qui a San Giovanni Rotondo per un'operazione cruciale. Quello che inizialmente doveva essere un semplice pellegrinaggio si trasforma in un viaggio di salvezza. Al suo arrivo in ospedale, un dettaglio sorprendente cattura subito la sua attenzione. Nel suo letto, sulle lenzuola, trova una piccola immagine magnetica di Padre Pio, cosa che nessun altro paziente sembra avere. La notte prima dell'intervento Dori si affida alla Madonna, recita il Santo Rosario senza sosta. Al risveglio quella stessa immagine è ancora lì, attaccata al suo lenzuolo. Era come se mi volesse far capire che lui era vicino a me. Dopo l'operazione, che dura 5 ore, Dori torna in camera. La figura magnetica che prima era sulle lenzuola ora si trova sul cuscino, vicino alla sua testa. Nessuno sembra averla toccata e per Dori questo è un segno inequivocabile che Padre Pio ha vegliato su di lei durante tutto l'intervento. Oggi, dopo aver sconfitto il cancro ed essere stata dichiarata guarita dai medici, Dori non ha dubbi. Grazie Padre Pio, grazie per aver salvato la mia vita. E il suo messaggio è chiaro e forte. Pregate, perché il rosario fa miracoli veri. Il rosario è l'arma contro il male.